Grazie amiche e amici, grazie per avermi aspettato fedelmente. Lo so che vi ho trascurato un po'. Eh sì, lo so, purtroppo. È successo che sono stato molto occupato e quindi adesso finalmente Santen-chan è fra tutti voi. Cioè io. È successo poi che mi sono distratto perché ho scoperto le qualità di Google Plus e quindi sono mancato da YouTube, ma anche da Spreaker, perché invece di usare Spreaker nel cellulare, adesso no, sto col mio microfono nel mio PC, per quello sentirete degli effetti speciali. Sono stato occupato a postare delle foto e dei filmati, quindi non ho caricato nulla neanche nel mio canale Santen-chan di YouTube, proprio perché caricavo in Google Plus. Quindi chiedo scusa a tutti quelli che mi seguivano in YouTube nel mio canale Santen-chan. Poi ho aperto un altro canale di YouTube, ma non so come funziona, perché in realtà è un canale di YouTube, però che è direttamente correlato a Google Plus. Si chiama Radio Santen-chan, però ho visto che non posso caricare nulla direttamente da Spreaker e quindi dovrei invece caricare qualcosa che abbia a che vedere con Google Plus. Beh, non so come utilizzarlo quel canale. Comunque, adesso si inaugurerà una nuova stagione di Radio Santen-chan, quella vera, quella in Spreaker, anche perché ho cancellato molti vecchi episodi, quindi ho 5 ore di tempo. Grazie, grazie. Grazie. Beh, grazie per la vostra passione e il vostro fanatismo, magari. Che poi, a proposito di fanatismo, ce n'è molto in questo mondo. Soprattutto che di nuovo dobbiamo sopportare questi venti di guerra che minacciano la pace nel mondo. E realmente non so dove si andrà mai. Si parla alla leggera. Io non faccio più i commentari al telegiornale della Rai in Spreaker, perché mi disillusionano. Invece di offrire delle soluzioni, sembra che quelli del telegiornale si divertano a fare i sadici. È veramente terribile. In tutto il mondo tutti i telegiornali parlano del sarin, dei morti, di quello che succede, come se fosse niente, ragazzi. Ma è una vergogna. Muoiono come mosche. Sarà sarin, non sarà sarin, sarà gas nervino. Chi l'ha usato? Chi non l'ha usato? Intanto quelli si ammazzano. Hanno già perso 2 anni. Sì, no. Sì, no. Ma, però, interveniamo? Non interveniamo. Terra, aria, missile, cannone. Ma, però, io dico, non hanno intervenuto fino adesso tutto il mondo a protestare perché non c'era il petrolio, gli americani non vanno. Adesso che finalmente andavano a fare qualcosa, che poi non, neanche loro sanno quello che vanno a fare, dove vanno a mettere le mani, ma adesso che loro andavano,
No, non devono andare. Vanno a ammazzare gente. Ci sono i bambini. Perché fino adesso non li hanno strippato. Che tanto a dire gli insorgenti, no? Ma anche gli insorgenti ammazzavano gente, torturavano. Come fai a differenziare uno che sta con Bashar al-Assad, o come si chiami, con uno che non sta con Bashar al-Assad? Non hanno occhi diversi, colore di pelle diversa. E sono esseri umani con due gambe e due braccia. Come in Libia. Chi era pro Gheddafi e contro Gheddafi? Fino all'ultimo magari erano con Gheddafi e poi si sono ritorti contro. E quindi spari su gente. Gente che è armata e magari stanno all'opposizione, ma si vedono attaccati e rispondono. C'è anche il rischio del fuoco amico. E che fanno? Si lasciano ammazzare perché dicono tanto poi vanno anche a uccidere i nostri nemici. No, prima te sparano a te. Volano i droni a bombardare senza equipaggio e ammazzano civili. Ma i civili che sono? Pro o contro Bashar al-Assad? E che opinioni hanno? Quello ai missili non ne frega niente. Vabbè. Poi vi volevo ringraziare adesso lo vedo che nel mio canale Santen Chan di Spreaker c'ho 3764 plays e 224 followers. Vi pregherei a tutte e tutti che mi seguite in Google Plus, Facebook, YouTube, Spreaker, Twitter e ovunque, che se volete che io vi metta fra i miei contatti, iscritti, iscrizioni, canali, favoriti, di comunicarmelo, perché io ho cercato nella lista dei miei iscritti in Spreaker chi è iscritto a me che io non sono iscritto a lui. Ma è troppo difficile trovare, andare a leggere tutti gli iscritti, no? Quindi si fa prima a che tutti quelli che mi ascoltano, che sono iscritti al mio canale di Spreaker Santen Chan e non mi trovano fra i loro iscritti, che me lo comunicassero, che mi scrivessero un po', perché in YouTube mi scrivono nella parete, nel muro del mio YouTube e in Facebook anche. E quindi se anche le persone che mi ascoltano in Spreaker, se hanno qualcosa da dirmi, se vogliono che io mi iscriva al loro canale, se hanno dei suggerimenti, magari gli piacerebbe che parli di qualcosa, quindi sono invitati a comunicarmelo. Mi piacerebbe avere un dialogo interdipendente. E quindi tutti quelli che hanno un'opinione da comunicarmi, vi prego di dirmelo e poi magari io mi iscrivo al loro canale in Spreaker, in YouTube, ovunque sia, magari anche un gruppo sociale che io non ho, magari mi iscrivo tipo i5 o qualcosa del genere, di comunicarmi se mi volete iscrivere in un vostro gruppo che io non sono iscritto. Magari mi iscrivo per seguirvi. Io poi inizio questo programma radio perché Spreaker mi ha mandato un'email dicendo che eravate tutti preoccupati che da molto tempo non trasmettevo. Però ho da fare oggi. Quindi ogni tanto questa diretta proseguirà muta perché io mi devo assentare dallo scrittorio. Quindi sarà un po' così turbolenta questa. Però non vi preoccupate che ritorno, eh?
Ecco, come mi dicevo, no, come vi dicevo, perdonate, stiamo in diretta. Il dovere mi chiama, ho da fare altrove. But I shall come, overcome. Beh, vabbè, ciao.
Beh, che dire, care amiche e amici. Eccomi qua di ritorno dopo una breve pausa. Anzi, una larghissima pausa, cioè quella nella quale non ho trasmesso fino ad oggi. E poi... come dire, perché ero preoccupato? Da cosa... trasmettere in YouTube. Da che video fare? Soprattutto perché ho caricato moltissimi ultimamente tutorial di gastronomia casareccia. Però volevo fare delle recensioni librarie. E adesso vedo nella mia applicazione del cellulare, cari amici, rieccomi di nuovo, che dice live. Infatti, vediamo, schiaccio play. E in pratica dovrebbe trasmettere... Adesso non trasmette nulla al cellulare. Però è bello che fa un effetto Doppler. Perché... Cioè... Eccomi di nuovo. Che dice live. Infatti, vediamo, schiaccio play. E in pratica dovrebbe trasmettere... Adesso non trasmette nulla al cellulare. Però è bello che fa un effetto Doppler. Perché... Cioè... Eccomi di nuovo. Che dice live. Infatti vediamo, schiaccio play. E in pratica dovrebbe trasmettere. Adesso no. Adesso ho chiuso il volume del cellulare perché ritrasmette. Il microfono lo recepisce del computer. Lo ritrasmette basso, lo ritrasmette alto e ritorna e si sovrappone. E io ho capito così con la pratica, perché la pratica ti insegna molto di più a volte della teoria, il perché si chiama effetto Doppler. Perché tu parli prima e si ascolta Doppler. E poi perché si raddoppia, quindi si raddoppia dopo. Per quello Doppler. E infatti guarda. Perché si chiama effetto Doppler? Perché tu parli prima e si ascolta Doppler. E poi perché si raddoppia, quindi si raddoppia dopo. E infatti guarda. Così con la pratica ti insegna molto di più a volte della teoria. E perché si chiama effetto Doppler? Perché tu parli prima e si ascolta Doppler. Si raddoppia, quindi si raddoppia dopo. Si chiama effetto Doppler. Ma si ascolta Doppler. Beh. Che corbellate. Vabbè. Questo magari piacerà ad un'amica che gli piace molto. Forse non lo ascolterà subito perché lei sta in YouTube e lo vera, ma sta anche in Google Plus, che gli piacciono gli effetti speciali della radio. E me l'ha detto quando ho caricato per salvare i programmi. Vabbè che non è patrimonio dell'umanità come le registrazioni della RAI, di RAI Italia, della radio della RAI, no? Però ho salvato dei miei programmi dalla cancellazione passandoli nel mio canale Sant'Enchan di YouTube, e lei ha ascoltato che avevo usato degli effetti speciali. Quindi ogni tanto li uso per Elo Viola. Magari non so se mi sta ascoltando Spreaker.
Poi, 80 nostalgia di Casal Palocco, però quelli che mi ascoltano da Roma, da Casal Palocco, Azza, Ozi, Stia, Inferneto, Pratica di Mare, Castelfusano, tutta la costa laziale, Ostia, Casal Palocco, Azza, Eur, Pontina, Pomezia, Torvaianica, Anzio, Nettuno, siete cattivi. Perché io avevo detto, mettetevi in contatto con me, ve l'ho detto anche in YouTube, e ditemi come si vive a Roma. Oppure io vorrei avere dei contatti da Roma e magari anche da tutta Italia, perché no? In Facebook. Invece, ecco, conosco gente che mi scrive da tutte le parti del mondo meno che d'Italia. E io vorrei conoscere qualcuno dall'Italia. Però, e voi non mi rispondete. Io mi iscrivo a profili di Facebook e canali di YouTube d'Italia, ma voi ve ne fregate. E allora che ci posso fare io? Devo usare il traduttore di Google per scrivere a degli amici che ho in Cina o in Azerbaijan. Che poi la comunicazione è scarsa, nel senso che loro fanno di tutto per parlarmi, però bisogna tradurre un discorso pensato, scritto magari in armeno o in polacco, con le scarse facoltà linguistiche che c'ha YouTube, perdono, Google Translator, e poi magari io quell'inglese scarso che è stato tradotto chissà come dall'austro-ungarico lo traduco in italiano o in spagnolo o in inglese e, o magari in qualche altro, e non si capisce una mazza proprio. Tipo, io fare caffè freddo, colazione ieri. Allora dice, hai preso il caffè freddo per... Magari non è così. Non ci si capisce una minchia. Allora, io sono d'accordo di comunicarsi con tutto il mondo. Ma porco cane, che nessuno mi vuole scrivere da Roma. Cacchio. Vabbè. Se siete di Roma, comunicatevi con Sant'Enchan, che poi sarei io, e se siete di Casal Palocco, meglio. È possibile che la gente che usa i cellulari a Casal Palocco non abbia l'applicazione Spreaker nel cellulare? Non ci credo, magari non sono connettati con me, e questo è molto più probabile. Vabbè, adesso questa è stata un'altra sparata così. Ne ho tante. Io volevo essere uno scrittore. Mi demoralizza che è difficile che ti pubblichino, però mi dicono che ci sono degli editori online che è molto facile che pubblichino una tua opera. Uno deve scegliere la copertina e scrivere naturalmente l'opera e loro ti pubblicano. Quindi, se fra voi c'è un editore digitale, online, virtuale, virtuoso, un libero ed intraprendente mecenate che mi contatti. Io in cantiere ho varie opere, le devo scrivere, ma se visitano il mio canale Sant'Enchan sapranno qual è il mio stile. Beh, chiamiamolo stile, sì, o lo stiletto. Comunque, veramente, vi devo ringraziare intanto perché comunque mi seguite in Spreaker. 3765 visio. Qua dice plays, ascolti. Siete in 224. Vi prego di confermarmi la vostra iscrizione perché io non posso controllare tutti gli iscritti. Però, se ognuno di voi che si è iscritto al mio canale non mi dovesse trovare come iscritto al suo, vi prego di comunicarmelo. Io adesso poi devo leggere la parete di quando finisco il programma perché non voglio uscire fuori. Vediamo se riesco a entrare nel mio profilo. Perché è bello, dal computer ti senti intrappolato nello scrittorio, però sei più libero di... Vabbè,
Adesso hanno cambiato la consola e io non so come leggere la posta a questo. Cioè, vorrei vedere i messaggi, dove li leggo e non lo so. Forse veramente vorrei vedere i messaggi che mi mandate. Però non so. Io vorrei, vediamo, cambia info quinta. Non so come leggere. Adesso mi sono reso conto che mi hanno cambiato tutta la grafica. Non so come leggere i messaggi. So che ho programmato come per ricevere tutti gli avvisi, ma non so come leggere la posta. Non so a chi chiederlo. Perché è brutto non tenersi in contatto. Così mi sembra di stare in Radio Londra, che lanci dei messaggi, ma non sai chi te legge, chi te fila. Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse come leggere la posta in Spreaker. Beh, comunque che dire, sono molto deluso dalla politica. L'Italia vuole avere voce in capitolo su questa tragedia siriana, già che non sono riusciti a mettersi d'accordo i due partiti maggioritari, adesso che stanno nella stessa coalizione di governo, e che non riuscivano a litigare coerentemente quando stavano l'uno all'opposizione dell'altro, adesso ai nostri brillantissimi ed illuminatissimi radianti politici italiani gli è venuto in mente che riusciranno niente di meno che a risolvere più che i dissidi e i diverbi, le carneficine che dividono i siriani. E purtroppo diciamo ci sarebbe da piangere, perché veramente la serietà dei nostri politici fa ridere, però purtroppo c'è solo da piangere. Vogliono risolvere i problemi. Vabbè, tanto non fa ridere. Ah, ma allora non finite più di ridere. Vabbè, sono dei pagliacci, ma pensate che c'è gente che soffre nel mondo e si burlano di loro dicendo che risolveranno i loro problemi. Ah, ma allora prendete in gioco i politici. Ridete sempre più forte. Com'è possibile? Mamma mia! Io realmente non riconosco più molti italiani. Come prima negli anni 60 protestavate, vi incazzavate, facevate barricate per le strade. Adesso invece prendete tutto come una sitcom e vi cagate dalle risa.
E poi vi smerdate perché vi lamentate che i politici vi cagano a voi. Invece non è così che funziona. Gente, bisogna prendere sempre più sul serio i politici. E quando i politici non sono seri, che fanno le corna, che dicono battute male. E non è solo la stessa persona di cui mi riferisco, eh. A fare le corna alla Merkel è stato un politico che adesso si sta ancora discutendo se deve andare in carcere o ai lavori sociali. E il PD, visto che gli manca poco a essere PDL, gli